Amici, niente spoiler, ciao a tutti, sono Fabio Trash Cult e oggi vi parlo di Il Buco e l'Hoyo, il film spagnolo disponibile su Netflix, diretto da Galder Gazzelu Urrutia, ho dovuto leggerlo. Di cosa parla il film? Allora, il film va scoperto, ragazzi, non voglio dirvi tanto, perché è un film veramente incredibile e sorprendente. Vi posso dire che racconta di questa struttura verticale, questa sorta di prigione verticale con tantissimi piani, ogni piano sono presenti due detenuti, o due persone, non si sa, e c'è questo foro in mezzo alla prigione dove passa questa piattaforma piena di cibo. Non vi dico nient'altro, ok? Vi posso dire semplicemente che questo è un film incredibile, è un film pazzesco, è un film da vedere assolutamente. È un film spagnolo, quindi non è lontano un po' dai film americani commerciali. Questo è un fantahorror, cioè della fantascienza così accennata, richiama molto la struttura di Cube, il cubo di Vincenzo Natali. Ma soprattutto c'è dell'horror, un film molto violento e racconta in maniera piuttosto crudele, grottesca e surreale un po' l'essere umano. Ok? Il protagonista è appunto questo uomo, Goren, che si ritrova in questa prigione e deve sopravvivere. Deve sopravvivere in tanti modi. Non vi dico nient'altro, è un film da scoprire assolutamente. Bravissimi gli spagnoli, questo giovane regista e anche due sceneggiatori, perché il film è scritto da Dio, che riescono a creare questo mondo nuovo, veramente assurdo, perché veramente la storia è assurda, ma funziona perfettamente. E soprattutto nel finale, quando si arriva un po' alla fine, subito inizialmente sei un po' spaesato e non capisci bene cosa sta succedendo, ma vi assicuro che più si va avanti, più il film acquista dinamismo e acquista anche minuti, e serve un finale che dici, vabbè, geniale. E in alcuni punti è veramente geniale. E in alcuni punti mi ha ricordato anche un po' il cinema di Bong Joon-ho, questo cinema lotta di classe, ok? Il film è anche parecchio violento, quindi io vi consiglio di guardarlo a stomaco vuoto, perché ci sono alcune scene un po' violentine e soprattutto c'è anche una concezione del cibo piuttosto particolare, quindi insomma, ok? E niente, basta. Vi dico semplicemente che il film racconta soprattutto anche dell'egoismo umano e vi posso assicurare che noi umani siamo delle merde in condizioni. L'ho detto, vabbè, pazienza. Tutto questo è Il Buco e l'Hoyo. Io non vi dico nient'altro, veramente scopritelo su Netflix perché è un film pazzesco, è incredibile e veramente è un viaggio che ne vale la pena e vi assicuro che non ve ne pentirete. Ok? Il Buco e l'Hoyo su Netflix, mi raccomando, siamo in casa, siamo in quarantena, io resto a casa, anche voi, e ci vediamo al prossimo film. Sì, ci vediamo al prossimo film. Ciao ragazzi!